Salve e benvenuti a questo nuovo video di Animalpedia. Oggi parleremo del cane lupo cecoslovacco. Il cane lupo cecoslovacco ha le sue origini nell'antica Cecoslovacchia, precisamente nel 1955. Questa razza è relativamente nuova e nacque da un esperimento realizzato nel 1955 nell'antica Cecoslovacchia. L'esperimento era volto a capire se fosse possibile ottenere una razza a partire da un incrocio fra cani e lupi, per cui vennero scelti il lupo dei Carpazi ed il pastore tedesco. Dato che in realtà si tratta di una sottospecie del lupo, anche se con caratteristiche etologiche diverse, dall'esperimento vennero fuori dei cuccioli ibridi, che potevano riprodursi fra loro e che diedero origine alla razza che oggi si conosce con il nome di cane lupo cecoslovacco. Infine, nel 1982, il cane venne riconosciuto come simbolo nazionale dell'antica Cecoslovacchia. Il cane lupo cecoslovacco è forte e di grandi dimensioni. È molto simile al lupo, sia nella sua struttura corporea che nei movimenti e nel suo manto. Generalmente sono grigi, ma possiamo trovarne con toni diversi. L'altezza minima algarrese nelle femmine è di 60 cm, mentre nei maschi è di 65. Il peso minimo è di circa 26 kg nei maschi e di 20 kg nelle femmine. Il cane lupo cecoslovacco si distingue per avere un temperamento forte. Questi cani sono molto attivi, curiosi e coraggiosi, ma anche diffidenti e reattivi. Sono molto leali nei confronti dei padroni. Il proprietario ideale per il cane lupo cecoslovacco è colui che ha esperienza nel rinforzo positivo, gestione del cane e abilità canine, in quanto si tratta di una razza con molte esigenze di stimolazione mentale e fisica. Soddisfare queste necessità è essenziale per evitare futuri problemi comportamentali. La cura del pelo di questi cani può essere un vero problema per chi è allergico ai cani o ha l'ossessione per la pulizia, perché tendono a perderne molto. È più facile prendersi cura del pelo estivo perché è sufficiente spazzolarlo due volte a settimana, ma il pelo invernale deve essere spazzolato tutti i giorni. Questi cani perdono pelo in continuazione, ma soprattutto nei periodi di muta. Il bagno per questi cani è necessario solo se si sporcano molto. Il cane lupo cecoslovacco ha bisogno di fare molto esercizio fisico e di stare sempre in compagnia. Sono cani molto attivi, che amano vivere in gruppo e che adorano passare tempo con i padroni e giocare e correre. Nonostante le dimensioni, questi cani riescono ad adattarsi bene alla vita in appartamento, se fanno passeggiate abbastanza lunghe o se svolgono esercizio fisico a sufficienza. Inoltre, sono cani silenziosi e non tendono a combinare guai in casa. Il cane lupo cecoslovacco risponde positivamente all'addestramento se realizzato in maniera corretta. Dato che discende dal lupo, sono in molti a credere che i metodi di addestramento tradizionali siano i migliori. Tuttavia, non si consiglia di addestrarlo in questo modo, perché è controproducente stabilire una lotta di dominanza con il tuo cane. Qualsiasi cane risponde meglio all'addestramento positivo, usando oggetti come il clicker, ad esempio, attraverso i quali si possono ottenere risultati eccellenti senza creare problemi né usare metodi di allenamento sbagliati. Nella sua fase di cucciolo dovremo lavorare sodo sulla sua socializzazione e gli insegneremo anche a inibire il morso. Come abbiamo detto, sarà molto importante eseguire esercizi per intrattenerlo durante tutta la vita, quindi l'uso di giocattoli per stimolare la sua intelligenza e le sue abilità canine sarà molto appropriato. Forse, a causa dell'incrocio fra le specie, il cane lupo cecoslovacco è caratterizzato da una maggiore diversità genetica rispetto al resto delle altre razze di cani. È possibile che sia stata solo fortuna o semplicemente una buona selezione di razze ed esemplari. Tuttavia, ha una certa predisposizione alla displasia dell'anca, il che sorprende poiché tra i suoi antenati c'è il pastore tedesco. Se offriamo al nostro cane tutta l'assistenza di cui ha bisogno, cibo di qualità e andremo regolarmente dal veterinario, il nostro amico quadrupede potrà godere di una salute impeccabile per 13 o 16 anni. E anche per oggi è tutto. Se ti è piaciuto il video, lasciaci un commento e iscriviti al canale. Alla prossima!